ritrovati a tutti quanti. Oggi è sabato 3. Oggi ci divertiamo a fare questa cosa. Eccola, vedi che mi sta a guardare. Mi guarda perché? Perché vedi, già è cambiata anche la location della, anzi il posizionamento della telecamera. E che oggi, cari ragazzi, andiamo a testare il, lo vedi? Eccolo qua, la rossa. La rossa che ha un profumo mandorlato. Già idratata, mi sta a far venire fame perché sa di pasticcino siciliano barra sardo. Allora, un'altra cosa, oggi ho messo in ammollo, spero di riuscire a fartelo vedere. Aspetta, parte mia. Lo vedi? Il Pantarei in tasso con la ciotola dentro l'acqua calda. Fatto questo perché così almeno ho già tutto il necessario pronto. Aspetta, eccoci qua, mi vedi? Mi vedi? Sì, storto? Perché sto usando un cavalletto nuovo che non ho mai usato. E come al solito c'è la lavatrice che sta lavorando, quindi vedi ancora tutti più contenti, tutti più felici di sentire la mia lavatrice che gira. Oggi rivado con la coromella. Allora ragazzi, io i passaggi che utilizzo, che faccio più che altro sono questo, che lo sto simulando, però devo appoggiarmi sul lavandino perché sennò mi viene male. Vedi? Questo è il lavoro. Questo lavoro di affilatura gentilmente mi è stato offerto da Alessandro, che si è dedicato, e ringrazio ancora, al lavoro di riaffilatura della lama. Quindi tutti i miei rasoi sono stati passati sotto le sue pietre. Allora, come al solito iniziamo a fare una cosa carina. Oh, ieri sono stata alla festa della birra a Ciampino, non si riusciva a parlare con la persona che c'era davanti, musica a palla, proprio un casino, non si vedeva niente. Allora, Marma TFS rossa, iniziamo trasmissione, via, e iniziamo a fare una sbarbatina. Ah, poi nei prossimi giorni, ragazzi, me ne andrò in giro per Roma, visto che tanti magari non ci credono che qua la situazione è disperata, e ti riprendo un po' le strade di questa bella città, tra virgolette, te la faccio un po' a vedere, così almeno sei contento pure te e credi a quello che ti dico, perché minchiate non le racconto. Allora, intanto vado a fare la cosa più importante, che è la scoromelatura del rocioio. Vado a fare sottofondo dalla lavatrice. Insomma, capito? No, perché poi ieri, visto che è successo che per le buche, perché tanta Roma non ci stanno le buche, è un'invenzione, un autobus ha preso una buca, gli è aperta una porta. Buongiorno Simone, gli è aperta una porta e una ragazza è andata a finire per terra. Allora, non è da stupirsi, perché succede? Allora, vi sfido, prendete, se state a Roma, l'81. Prendete l'81, fate tutto il giro di Roma, perché è una circolare, e vedrete che quando arriva ad altezza, oddio, che strada era quella che comincia a prendere tutte buche, la strada che ti porta a direzione Colosseo, vedrai tu per 1,5 km non riuscirai manco a tenerti sul sedile perché l'autobus sbomballa di qua e di là. Buongiorno Alessandro. Allora, rivedevo la mia tecnica di scoromellatura, non è così perché serve un piano, è questa, guarda, tac e tac, tac e tac, però io l'appoggio sul piano perché poi onde evitare le vibrazioni della mano portano poi a modificare leggermente il filo e noi non vogliamo che si modifichi il filo, vero? Lo vado a preparare in modo tale che sia tutto perfetto. Ah, poi rispondo pure a un caro amico che mi ha detto: guarda, io ho usato il rasoio di sicurezza ma mi irrido uguale, eccetera eccetera. Allora, io posso darti un consiglio così tra amici, no? Tra amici ti dico, se ti stai
radendo con rasoio di sicurezza e trovi il problema dell'irritazione e poi mi dici che passi per seconda botta per finire il bilama, e allora non stiamo andando molto bene. Perché? Perché è normale, la pelle si deve abituare al rasoio di sicurezza, alla lama, al monolama, a una lama, quindi devi dare tempo e anche devi dare possibilità alla pelle di abituarsi a questo nuovo metodo. Cosa più importante, sì, mi hanno detto che tra rasoio di sicurezza e poi bilama, finisce il bilama. Col bilama secondo me vai a fare un po' un casino. Quindi se tu cerchi di abituare la pelle a una lametta sola, passandocene poi due, fai scompiglio. È come se usassi il rasoio a mano libera e poi il rasoio di sicurezza. È tutt'altro approccio, quindi c'è difficoltà. Poi ragazzi, a voi che siete di streaming, vi faccio vedere una cosa. Ho messo il Pantarei in ammollo con la ciotola dentro l'acqua leggermente calda. Ecco, passa il patataro come tutti i santi giorni. Dai, patataro! C'è il melone a 5 euro, se vi interessano vi pio io. Stamattina ragazzi non sono curato nei capelli perché mi sono svegliato e mi sono messo a far video, quindi perdonatemi una volta, mi perdona lui, ma potete perdonare tutti quanti. Allora, oltre alla lavatrice che gentilmente qualcuno me l'ha accesa apposta per non farmi parlare, ma io vado avanti uguale. Che te serve, Simo? Che te serve? Te pure mi dici, ah no, perché voglio fare quello, poi voglio fare quell'altro, poi fare quello, e poi non mi faccio niente. Te devi far mano libera. Oh, che goccio, Mannaggia la miseria. Allora, ragazzi, facciamo... Allora, hai sentito la lavatrice nuova che funziona, ringraziamo Dio che funziona, ringraziamo la casa produttrice che l'ha fatta funzionare. E assistenti di volo per provarsi al decollo. Aspetta, questa è fase di rullaggio. Aspettiamo lo stacco. Oddio, salzato. Ah, ok. Potete anche togliere le cinture di sicurezza. Torniamo a noi. Allora, se tu, non so quanto tu mi riesca a sentire, perché qua è macello, è casino, d'altronde. Ah, poi aspetta, tu non hai visto la maglietta mia, perché se vedi la maglietta mia, tu da là non la vedi, ma io lo faccio sicuro. Ok, che è importante. Sì, aspetta, perché c'è una turbolenza, quindi ho aumentato la potenza del motore. Però Donato ci sta bene, Don Donato qua, ci sta bene, piace la panza, Sì, ok? No, non la posso prendere a martellate perché l'ho comprata da poco con grandi sacrifici, quindi non lo posso. Allora, torniamo al discorso del ragazzo che mi diceva, io mi irrito, prova a fare due cose. Allora, prova a mettere un goccio d'olio, scusa se urlo, e... dentro il sapone. Certo che se utilizzi poi a schiuma è normale che te irriti, quindi devi già fare una lista dei prodotti che tu utilizzi. Usi il sapone, usi il pennello, che lametta usi, come premi sul viso, perché sono tanti fattori messi insieme, quindi dovrai giocare su quei fattori là. Mo andiamo avanti, perché se no tra il decollo, tra le cose, non si capisce una nerchia. Allora, oggi vado ad utilizzare il tasso, a vedere, Pantarei. Perché Pantarei? Perché Pantarei significa tutto scorre, quindi dobbiamo fare una barba oggi di comfort, piacere e goduria, punto, senza ma e senza se, senza rompiscatole e senza niente, deve essere una cosa piacevole. Allora, io utilizzo questo bellissimo pennello, perché è un bellissimo pennello, è un bellissimo pennello di ciuffo, noto al ciuffo. Ce n'ho anche un altro, anche questo bello, fatto in cavallo, però oggi voglio utilizzare il tasso perché era da tanto fermo. Quindi, ricorda, preidrata il sapone, lo dico sempre perché ti conviene, lo rendi già più lavorabile. Prelevi con il pennellino,
con il pennellino vai a fare un po' di giri senza problemi. Allora, questa è la crema da barba rossa della TFS, profumo mandorlato, quindi un profumo classico, nota classica di tutte le creme da barba, però c'è crema e crema, questo è bene chiarirlo. Buongiorno Luca, ben trovato. Come vedi, il Pantarei non ha difficoltà, visto che ha un ciuffo pari quasi alla ciotola che andiamo a tenere in mano. Eccolo qua, questa è la quantità asportata del Pantarei. Cosa facciamo? Cerchiamo di mettere un pochetto d'acqua come al solito, perché l'acqua funge da fulcro principale del lavoro, e vediamo che il Pantarei in tasso non ci delude mai. Già, profumo di mandorla che viene fuori molto spiccata, a differenza di chi dice che il Cella ha una profumazione così ampia e invece molto ristretta, secondo il mio parere, modesto parere personale, quindi non ve la prendete con me, non è che parlo male, che a livello di profumosità è molto basso. Allora, cari amici, poi un'altra cosa che ti voglio far vedere è questa. Quindi, dicevo che nei prossimi video, se riesco, oltre alla rasatura, ti farò un bel tour per Roma per farti vedere le grandi buche di Roma. La grande buca. Già ho fatto un video in merito, ma parecchio tempo fa, quindi... è ritornato picchio dalla passeggiata, stamattina sono stato esentato, ho avuto l'esenzione da parte del mio comandante qua. Allora, Pantarei, perché sempre Luca utilizzi il Pantarei? Perché il Pantarei è l'unico che mi permette di avere un risultato veloce, istantaneo e bello. Che devo fa? Che devo fa? Non ce posso fa niente, non è colpa mia. Non è colpa mia, mi disegnano così. Poi ragazzi, vi chiedo una cortesia, no? Se potete in qualche modo mi condividete questi video, per favore, per favore, datemi una mano. Allora, oggi c'è un misto di rumore tra demolitore e aspirapolvere che sta qualcuno già iniziando a pulire casa, quindi oggi sembra la domenica del villaggio di Leopardi. A proposito, date un'occhiata pure al canale di Matteo Montesi, perché poi se mi ritrovate pure lì. Allora, mannaggia, sto Pantarei non schiuma, non ce la fa, non gliela fa, non ce la posso fare niente. No, a domenica nel villaggio intendo i... sì, c'è ragione, era il sabato dei Leopardi, c'è ragione, ho detto una minchiata io. Però mi riferivo alla classica domenica del villaggio, sai, le campagne che si svegliano con calma, il cane che abbaia in lontananza, il cacciatore che spara, la campana che suona, la messa, il magnà. Ma io credo che sia pronto, no, il discorso, eh? Postino, speriamo che oggi il postino non mi suoni, eh? Allora, vado a idratare la mia pelle con l'acqua, eh? Oggi la faccio da burbero la barba, non me ne frega niente. Allora, Pantarei è tutto quello che vorrei. No, oggi a secco, oggi proprio a secco. Poi ragazzi, lavorate molto anche sul fatto di spalmarsi completamente la crema, perché questo lavoro qua favorisce anche l'effetto scrub, quindi va a togliere le varie impurità che si depositano sempre sul nostro viso, soprattutto il sebo, che va a rendere impermeabile un pochetto il pelo, perché essendo grasso sappiamo tutti quanti che grasso con l'acqua non lavorano in sintonia. Quindi mi raccomando, eh.
che poi è facile che vi lamentate dicendo ma io i risultati non li trovo, non riesco a avere. Eccoci qua. Allora, poi altra cosa importantissima è quella di lasciare agire, a parer mio, o a parer mio, la schiuma bene sul viso. La devi lasciare un attimo riposare. Se è una buona schiuma, non ti si seccherà. Non ti si secca neanche se l'hai idratata bene, quindi se l'idratazione è stata fatta bene, correttamente, non avrai nessun problema di secchezza, capito? Questo è il rito che faccio io tutti i giorni. Io già ho scoromellato, oggi utilizzo un vintage, e lo noti che è un vintage, eccolo qua, è Gong Razor, mantenuto abbastanza bene, dai, non ci lamentiamo. Ah, che fierezza oggi, c'è star sole. Vabbè, io vado, voi fate come pare. Ah, e anche questo è molto affilato, caro Alessandro, anche questo lavora bene come il Marconi. Poi raga, questo qua non è irritazione, è che c'ho una vita intima anche io. Senti come sono, Simo, tu devi fare, tu devi da comprare, una domenica devi venire con me. Oh, no, col postino non c'ho una vita intima. Cioè, ma che c'è col postino, avevo finito. Una domenica, Simo, se sei libero, o se ne andiamo qua vicino da me a Palmiro Togliatti, o se no se ne andiamo a Porta Portese. Che dici? Cioè, vieni, cioè, vieni pure te. Vuoi venire pure te, vieni a Roma e ci andiamo. Anzi, a proposito, io volevo lanciare l'appello di chi volesse in qualche maniera partecipare a questo video o ai prossimi video, farsi una barba insieme, tranquilli, se siete qua di Roma, venite. C'è nessun problema, basta che non vi fate problemi a far vedere in viso, perché logicamente la barba si fa sul viso, quindi di conseguenza dovete essere free, liberi, senza problemi. Simo, vedi, te lo dico a te, io sto utilizzando pure la sinistra, tranquillo, ma non è perché è il primo giorno, perché ci ho passato tempo. Tutto è fattibile. Basta che sei tranquillo. No, perché a me non mi arrivano i messaggi. No, non mi arrivano. Affilatura ottima, ottima come il Marconi, non posso di altro, uno spettacolo. Proprio veramente, veramente, guarda, vedi, a parte che si vede sempre sotto perché io c'ho sta... Dico sempre che c'è una barba molto, molto così dura, quindi di conseguenza... Ah, oh, aspetta, non sto a parlare del prodotto però, che cazzo, scusa. No, io non sento assolutamente la lama. Quindi immaginate che magari usi la soglia di sicurezza, come te scivola, perfetto. Cioè, una goduria
superlativa. Non ci credi? Provala. Eccolo qua. Ah, quanto mi sento contento. Bello felice. Luca, te queste qua della DFS, queste piccoline, le hai mai provate? Come creme? Queste io, Lu, quando vuoi, non te le fa scappare perché sono perfette, eh? Sono proprio perfette, sono buonissime. Questa c'ha, questo rasoio c'ha una filatura spettacolare. Guarda, spettacolare, se leva tutto. Sì, considera che queste comunque non è che hanno un grande, cioè un prezzo importante, ma lavorano benissimo. Ecco, questo vedi, quando il rasoio è affinato bene, te lo senti confortevole. Buongiorno. Quando lo senti confortevole, vedi, il problema del mento che ieri un pochetto ho trovato con il bambola, non ce l'ho. Intenditore Luca. Intenditore. Eccoci qua, vedi? Bello sbarbato. Bello sbarbato. Allora, poi ti faccio vedere un'altra cosa. Allora, io ho lasciato come al solito mio, come tutti quanti ben sanno, no? Lo lascio. Eccolo qua. Vedi, la crema, la differenza della crema e il sapone rosso, un'altra marca, e che rimane un pochetto quello un po' secco, invece questo manco per niente. Tiè, guarda bene come si idrata, io perché ho messo la telecamera vicino e fatte vedere il bianco lucente del sapone, sperando che tu riesca ad apprezzare in pieno il discorso dell'idratazione. Minchia, se stanno incazzato. Al Pantarè non gliene frega un cavolo che tu lo maltratti così. Lui te meno uguale. Non te la fa passare. Oh, sto a far video, zitto un po'. Mo minaccio. Mano molto più leggera adesso, eh? Mano molto più leggera, ragazzi.
Allora, secondo voi si vede che mi sono fatto una barba bene? Si vede? Io penso di sì, eh. Ragazzi, vi giuro che questa crema non fa sentire assolutamente il rasoio. Questi mo se menano tra un po'. Grazie, grazie. Pure i gatti si litigano, tutti oggi litigano qua. Dici, ma do cacchio abiti? Aspetta. C'è sta... Buongiorno, buongiorno Andrea, ben trovato. Ce l'ho tutti io, i gatti e cose, io non lo so che cacchio sarà. Mannaggia, miseria. Allora, Simone, vai tranquillo, non ti preoccupare, vai a stendere i panni che tu stai, tu c'è, hai fatta la fine mia, vai tranquillo. Andrea, sì, purtroppo stamattina ho iniziato in orario un po', io sono un po' variabile come cosa. Però mi stavo radendo tra rumori vari, tra persone che urlano, gatti che si litigano e sta diventando un casino oggi. E niente, dai, sbarbata fatta. Rasoio, eccolo qua, affilato benissimo, in modo particolare, è molto preciso il filo. Vado a fare la mia maschera di bellezza per rendere un po' più morbida, elastica la pellaccia. Almeno credo che funzioni, io sto facendo... tipo gli esperimenti che facevano i monaci dentro i conventi, per cercare di capire se le cose effettivamente hanno un loro significato, una loro funzionalità o meno. Allora, a quanto pare, come dico sempre, utilizzo questa tecnica anche per vedere se ho irritato la pelle o meno. In questo momento non sento l'irritazione, quindi la grande, ma la piccola ma grande crema da barba targata TFS rossa mandorlata ha vinto, molto buona. Non sento nessun tipo di particolare irritazione, tranne il fatto che oggi ho effettuato l'obliquo, quindi di conseguenza questa fascia qui, questa la sento leggermente, ma è normale perché il mio pelo non è abituato a questo tipo di taglio, quindi fa parte del gioco. Allora, tecnica che mi è stata consigliata per chi poi è facile che si irriti: risciacquo del viso con l'acqua calda. Allora io prendo questa come tecnica sperimentale, la provo. Lavo il mio bel Pantarei, lo metto ad asciugare, non perde acqua. Allora, se altro me lo porto per lavare la macchina, così risparmio. Poi lo vado dopo ad asciugare, adesso mi sciacquo il viso con l'acquetta calda. Vedi donne come guardali, eh? Però ragazzi, io ho un difetto, ho la nostalgia dell'ambassador. Sto proprio così, sto quello, devo usare. C'ho proprio nostalgia. Acqua calda, vado.
Eccoci qua. Belli freschi. Eppure profumati, dai. Oggi ci andiamo a tamponare il viso con il nostro carissimo e grandissimo Floyd Blue. Entro l'occhio magari no. Lo cazzo spagna. Ancora ci devo prendere la mira questo qua. Passaggio definitivo e finale, ragazzi, eccolo qua. Prendere il rasoio dopo averlo asciugato in modo corretto, un'altra volta coromella, perché è importante, molto importante. Quindi io rivado a ripassare il rasoio sulla coromella prima di riporre in sicurezza, totale sicurezza, questo rasoio, perché sono rasoi molto sì, ogni tanto lo faccio, ne sa che mi sventolo dopo il coso, dopo il Floyd, dopo la botta di Floyd. In teoria non asciuga il barbiere, fa con l'asciugamano, fa così per far prendere aria bene e farlo un po' più asciugare. Allora ragazzi, vi faccio vedere una cosa. Vedi il baffo mio? Lo vedi? Non c'ho creme, non c'ho cera, non c'ho niente, guarda. Che dice? È fattibile pure così? Che dite? Si vede il manubrio? Anche perché è sparito stranamente il mio pettine. Devo usare questo. Quindi la tecnica che mi è stata consigliata l'altra volta, cioè quella di far allungare anche qua in modo da andare a compensare qui il manubrio, sta funzionando. Quindi, signore e signori, cosa poi importantissima, addirittura ho visto un caro amico che mi ha fatto vedere ieri come ha inventato un portapennello tattico, ma sono rimasto così, cioè, asciugare sempre il pennello con cura e delicatezza. Poi riporlo così e quando vedi che l'SL è leggermente asciugato, senti che non c'è più umidità, lo giri. Quindi signori, grazie a voi per l'ascolto, per la visione del video, grazie per la compagnia, grazie anche agli amici che mi hanno tenuto compagnia fino adesso. Io vi rimetto a domani, se ce la faccio a farla, anche perché ho anche altre due creme da provare. Però domani è domenica, domani è un giorno importante e quindi sicuramente riandrò di Ambassador. Quindi grazie a tutti quanti come sempre, ci vediamo domani se volete. E buona giornata, buona sbarbata e un abbraccio da Luca. Ciao a tutti quanti.